Il prossimo 29 luglio alle ore 16:30 nella chiesa del Santissimo Salvatore di Caggiano, il comandante dei carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo restituirà il dipinto olio su tela intitolato Assunzione della Beata Vergine Maria, bottega Francesco Solimena 1657-1747 di grande valore storico e culturale, risalente al XVIII secolo, trafugato nel mese di febbraio del 1983. Alla cerimonia presenzieranno autorità civili e militari. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, è stata sviluppata in sinergia dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e dalla Stazione Carabinieri di Caggiano, nell'ambito della costante attività di controllo e di monitoraggio dei beni venduti sulle piattaforme di e-commerce. La preliminare segnalazione scaturiva dai controlli quotidiani eseguiti dalla sezione elaborazione dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, la quale gestisce la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti del Ministero della Cultura, un unicum a livello internazionale, la più grande del mondo con oltre 1,4 milioni di files inerenti a beni da ricercare. I relativi approfondimenti investigativi evidenziavano poi l'esatta corrispondenza tra il dipinto presente nel catalogo web di una casa d'aste palermitana e le foto inserite all'interno della predetta banca dati, procedendo al sequestro d'iniziativa dell'opera, convalidato dalla competente autorità giudiziaria che ne disponeva il dissequestro e la restituzione odierna. Infine, i funzionari della soprintendenza di Palermo certificavano che si trattava di un dipinto il cui impatto stilistico di contrasti chiaroscurali dell'immagine raffigurata permettevano di ricondurla ad una produzione pittorica meridionale, più precisamente all'area campana. La collaborazione sinergica tra il Nucleo Carabinieri TPC di Palermo, l'Arma Territoriale e le istituzioni civili e religiose ha permesso ancora una volta la restituzione alla collettività, a distanza di oltre 40 anni dall'avvenuto furto, di quelle opere che ne costituiscono l'identità locale, nello specifico alla chiesa del Santissimo Salvatore di Caggiano, che nel XV secolo divenne di fatto la cattedrale in cui vennero ospitati i vescovi della soppressa diocesi di Satriano. Questa è la seconda tela che ci riconsegna il Nucleo Patrimonio. Giusto per farvi capire, nel 1983 sono state rubate 15 di queste tele che facevano da Rosario, probabilmente sono stati divisi e praticamente questa è la seconda tela recuperata, sempre a Palermo, sempre in una casa d'asta. Dobbiamo dire la verità, il ritrovamento è stato possibile grazie alle foto e alla denuncia dettagliata che fece mio zio, l'allora parroco Don Vittorio Lamattina, morto recentemente, ottobre 2020, a 93 anni, che è stata un po' la memoria storica. Per 60 anni è stato parroco del nostro comune, è stato la memoria storica, grande amico del professore De Rosa, grande scrittore, professor Lamattina, uno storico attaccato alle proprie radici. E grazie alle sue foto, perché era anche un fotografo dilettante, grazie alle sue foto abbiamo potuto recuperare la seconda tela. Spero che in futuro si possa recuperare anche le altre 13 tele.